Non si può organizzare una visita a Rimini senza prendersi un po' di tempo per fare una passeggiata nei dintorni dell'Arco di Augusto, il trionfale solenne monumento che fu consacrato all'imperatore Augusto nel 27 a.C. La sua localizzazione è fortemente simbolica, segnava la fine della Via Flaminia che collegava la città romagnola alla capitale dell'Impero Romano e attraverso il Corso d'Augusto, ai tempi l'antico decumano Massimo, si giungeva all'imbocco della Via Emilia. Il monumento si inseriva nella cinta muraria, della quale ai suoi lati sono visibili oggi i resti in blocchi di pietra locale. Infatti il monumento si presenta isolato, in seguito all'intervento di demolizione dei corpi adiacenti eseguito in epoca fascista. Con uno sguardo attento è possibile ammirare la ricca architettura decorativa carica di significati politici e propagandistici. Un'apertura talmente ampia da non poter essere chiusa da porte ricordava la pace raggiunta dopo un lungo periodo di guerre civili. Le divinità invece rappresentate nei tondi, Giove e Apollo nel lato esterno, Nettuno e Roma verso la città, richiamavano la grandezza di Roma e la potenza di Augusto. Al di sopra poi dell'apertura dell'arco si trova il muso di un toro, che rappresenta la forza e la potenza di Roma. La merlatura presente nella parte superiore risale invece al Medioevo, periodo in cui la città venne tenuta dai ghibellini. L'intera struttura è permeata da un forte carattere mistico che sottolinea l'aspetto sacrale di porta della città, tanto che se ci si passa sotto si dice bisogna farlo in religioso silenzio. Insieme al ponte di Tiberio è oggi uno dei simboli di Rimini, tanto da comparire nello stemma della città.